più determinata. Va fino in fondo. Luca Lechthaler dal palleggio, eccolo qua, un segnale che viene subito accolto con Sventolino. Soluzioni offensive personali, ma riesce sempre a portarsi addosso la difesa, perché a un giocatore come Clark non puoi mai lasciare un centimetro, e questo consente ai suoi compagni di trovare poi spazio a livello difensivo o a livello offensivo. Buono questo attacco di Lechthaler, un altro dei giocatori che in questo campionato hanno visto diversi, perché ha vestito diverse maglie. Segna il primo tiro libero Lechthaler. Uno 6. Per vedere uno scarto che non vedeva dall'inizio della partita. Palla difficile, controllata comunque da Venezia. Lechthaler da una posizione per lui del tutto inusuale, comunque mette la palla nel canestro del meno 4. Da quello che abbiamo potuto vedere in questi ultimi minuti, il miglior giocatore della partita. Qua Taylor va a schiantarsi contro Lechthaler che ruba col recupero. Sono comunque una buona percentuale quelli realizzati da Lechthaler. Realizza il primo prima tiro libero. Di questo aveva 15 su 19, oltre 20. Attenzione poi al secondo tiro libero, che potrebbe anche non entrare a questo punto, per Casale sarà assolutamente importantissimo andare a rimbalzo. Realizza. Veramente gelido Lechthaler, che ora va a esultare dopo aver segnato con nonchalance questi due pesantissimi. Su 4 in gara 2 duro, credo al 99% da quello che si sente in Lega 2. In Lega 2 Lechthaler meno 1, Verona un grande impianto. Eccolo, incredibile la vittoria di Casale Monferrato contro un avversario che non ha mai abbassato la testa ed esce a testa altissima. Casale Monferrato vola in Serie A. Venezia è sconfitta, ma se l'è giocata fino all'ultimo tiro, al 40.